Vediamo adesso come Galileo rispondeva alla critica che veniva rivolta al modello copernicano da parte degli aristotelici, tolemaici, la critica secondo cui se noi veramente ci trovassimo in una terra in movimento che ruota intorno al Sole, allora dovremmo avvertire gli effetti di questo movimento, quindi noi nella nostra vita quotidiana dovremmo vedere tutta una serie di fenomeni che non osserviamo. Galileo spiegò che pur trovandoci in un sistema in moto, la Terra, tuttavia non avvertiamo gli effetti del moto. Questo concetto, che non avvertiamo gli effetti del moto del sistema di riferimento in cui ci troviamo, si chiama principio di relatività di Galileo. Galileo lo spiega benissimo in questo passo, tratto da uno dei suoi libri, che si chiama Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Un libro del 1632, quindi l'anno prima, della condanna di Galileo. Fu un libro che ebbe un enorme successo e siccome era molto critico verso l'universo geocentrico, tolemaico, che era quello adottato dalla Chiesa, fu messo all'indice dei libri proibiti l'anno dopo. Questo libro si chiama Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. I massimi sistemi del mondo sono il sistema di Tolomeo e il sistema di Copernico. E si chiama dialogo perché Galileo immagina un dialogo a tre, fra tre personaggi, un dialogo che si sviluppa nel corso di 4 giornate, in cui questi tre personaggi discutono sui due sistemi del mondo, tolemaico e copernicano. Da notare, tra l'altro, aprendo una piccolissima parentesi, che Galileo ignora bellamente un terzo sistema astronomico dell'universo che era stato proposto dal più importante astronomo di quell'epoca, dell'epoca di Galileo, un astronomo molto famoso che si chiamava Tycho Brahe, e che cercò spesso in continuazione di mettersi in contatto con Galileo, mandando anche molte lettere, per spiegare il suo modello di universo, e Galileo neanche gli rispose mai, se non sbaglio. Quindi Galileo fu molto sprezzante verso questo astronomo importantissimo, Tycho Brahe, e verso il suo modello di universo, detto modello ticonico, che era un misto tra il modello tolemaico e il modello copernicano. Infatti, nel modello di Tycho c'era la Terra al centro dell'universo, come nel modello di Tolomeo, la Luna ruotava intorno alla Terra e anche il Sole, come nel modello di Tolomeo, ma tutti i pianeti ruotavano intorno al Sole e il Sole, mentre si muoveva intorno alla Terra, si portava dietro con sé tutta la sua corte di pianeti. Tornando quindi al libro di Galileo, Il Dialogo, abbiamo detto che Galileo ignorò completamente il terzo modello, quello di Tycho Brahe, e immaginò questi tre personaggi che erano, due erano amici di Galileo e si chiamavano Filippo Salviati e Sagredo, mentre il terzo personaggio, si chiamava Simplicio. Il ruolo di questi tre personaggi è che Sagredo rappresenta una persona curiosa, intelligente, che vuole saperne di più sull'universo e su come funziona. E quindi si rivolge agli altri due, ponendo domande e cercando delle risposte sull'universo. Salviati è il personaggio che sostiene il modello di Copernico. Ci si potrebbe vedere Galileo, cioè praticamente Galileo parla per bocca di Salviati. Mentre invece il terzo personaggio, Simplicio, come dice anche il nome stesso, è una persona un po' ottusa, un po' banale, è un aristotelico tolemaico, quindi in pratica un rappresentante di quel pensiero ecclesiastico che ancora è legato al sistema tolemaico. Quindi Simplicio è il rappresentante del modello tolemaico, è il difensore del modello di Tolomeo geocentrico. Questo libro di Galileo non è neutrale, ma prende chiaramente le parti a difesa del sistema di Copernico. Infatti Simplicio, il difensore del sistema di Tolomeo, appare sempre in difficoltà nelle spiegazioni. E addirittura c'è chi ha visto nella figura di Simplicio anche una caricatura del Papa, cosa che ha contribuito a mettere in cattiva luce Galileo di fronte alle autorità ecclesiastiche. Quindi dalla lettura di questo libro, in forma di dialogo, emerge che il sistema corretto per spiegare l'universo è il sistema copernicano. Infatti, quando Sagredo fa le domande, le spiegazioni più convincenti sono quelle di Salviati, cioè il rappresentante, il difensore del sistema di Copernico, mentre invece tutte le affermazioni di Simplicio vengono regolarmente smontate.